È Marcella Luzzi, la candidata a sindaco per la lista civica Rinascimonte, espressione di una coalizione di centrodestra. Marcella Luzzi, insegnante oggi in pensione, negli ultimi 5 anni ha ricoperto l'incarico di consigliere tra le fila di Impegno per Monte San Savino dai banchi dell'opposizione. Adesso la candidatura a sindaco con la lista civica Rinascimonte, il cui slogan è coerenza, trasparenza e legalità. Sì, sono 3 concetti abbastanza importanti secondo me in qualunque amministrazione, perché da questi dipende anche, soprattutto dalla trasparenza, dalla legalità, anche la sicurezza dei cittadini, perché noi della sicurezza faremo uno dei punti forti del nostro programma, ma la sicurezza non è, come anche avremo modo di ridire, solamente prevenire o punire o castigare o sanzionare atti di teppismo, di furti e cose del genere, ma anche assicurare per esempio negli appalti pubblici la trasparenza, perché per evitare delle infiltrazioni di malavita che purtroppo anche da noi ormai sono diffuse. Il nome della nostra lista è significativo un po' anche del programma, sia dell'associazione che ha un valore politico-culturale, sia appunto della lista che hanno lo stesso nome, Rinascimonte, vorrebbe dire che noi abbiamo l'intenzione, qualora fossimo chiamati a governare, di dare una svolta, un cambiamento alla vita del nostro paese e del tutto il suo territorio. La lista è civica però non vuol dire civismo, non vuol dire per noi qualunquismo, pensiero fluido, debole, liquido, come si dice oggi. Noi ci collochiamo in un'area ideologica che è quella del liberale, del centrodestra moderata. I punti di forza sono, ho detto prima, appunto la sicurezza, sono la territorialità, cioè la difesa delle nostre tradizioni, non solo tradizioni ma anche delle di tutto quello che riguarda appunto il nostro territorio, il nostro paese, il nostro entourage, e anche a livello economico, i prodotti e tutto quello, la difesa di questa nostra identità savinese, anche se questo però non dovrà sicuramente inficiare la nostra apertura verso l'esterno, perché sarebbe oggi ridicolo pensare di poter vivere in una sorta di autosufficienza dentro il nostro paesello, dentro le nostre mura. Quindi apertura all'esterno, però anche difesa della nostra identità.